creando dei minerali in casa per farvi capire, ma soprattutto per farvi vedere, uno dei processi di formazione dei minerali. La terra è formata essenzialmente da roccia. Le rocce sono formate da minerali. Cavolo, dobbiamo sapere più o meno come si formano questi minerali. I minerali in natura si possono formare in diversi modi, attraverso il processo di cristallizzazione, che avviene quando praticamente hai un volume di magma che si raffredda molto lentamente. Durante questo raffreddamento si creeranno dei minerali. Oppure quello che facciamo oggi è il processo di precipitazione. Ora andiamo a preparare una soluzione di solfato di alluminio e potassio, sciogliendo questa bustina di sali in dell'acqua calda. Mescoliamo bene finché i sali non si disciolgano interamente. Ok, i sali sono sciolti, a questo punto immergo un piccolo campioncino di roccia in modo tale che i minerali si andranno a formare sulle pareti di questo campione di roccia. Prendo anche una foto con uno zoom per farvi vedere che non c'è nessun cristallo, ma ci sono solo delle bollicine. Ok, sono passate 24 ore, ho tolto l'acqua ed ecco qui il nostro campione di roccia che è completamente o quasi completamente ricoperto di minerali. Avviene esattamente lo stesso processo chimico. Nel sottosuolo le rocce ogni tanto presentano delle cavità e poiché nel sottosuolo c'è circolazione di fluidi, praticamente di acqua, spesso quest'acqua è piena di sali. Nel momento in cui è sovrasatura e trova delle cavità, è lì che si creeranno le condizioni affinché dall'acqua precipitino minerali. Questi minerali si andranno a formare sulle pareti della cavità di roccia. Vi saluto, mi raccomando, condividete questo video e tutti gli altri che potrete trovare sia su Facebook che su YouTube. Parola chiave Geologia Pop. Alla prossima!